scrivere nel frattempo. Allora, prima di tutto vi voglio fare i complimenti, oltre per aver organizzato questo dibattito, soprattutto per aver individuato quello che è il problema di tutti i problemi, il cittadino. Perché se a Belmonte, se nel Meridione, se in tante parti del mondo le cose vanno male, è perché non ci sono i cittadini. Io credo però che qua non si tratta di coscienze sopite, qua si tratta di un'altra problematica. Io voglio citare un grande statista che diceva, non dico chi è perché altrimenti tradirei la mia appartenenza politica, quale diceva che non c'è democrazia, non c'è libertà se c'è uno stato di bisogno. Ora io dico che da Roma in giù c'è lo stato di bisogno, quindi la politica non può farci niente, perché come molte volte facendo delle provocazioni si è detto da tutte le parti, anche Zamparini lo diceva ieri del comune di Palermo, queste realtà vanno commissariate perché non c'è libertà, perché se io non sono libero di scegliere i miei amministratori e quindi i miei amministratori hanno, diciamo, quel vulnus di essere scelti non in base alla loro preparazione ma in base a quello che loro promettono, ecco che non possiamo dire che c'è una democrazia compiuta. E noi l'abbiamo, le realtà le abbiamo sotto gli occhi, perché qua per esempio, non per fare polemica ma per capire di che cosa stiamo parlando, se noi prendiamo a Brescia, a Genova, gli ATO hanno portato in quei luoghi, diciamo, ottimizzazione dei servizi, risparmio economico. Perché qua da Roma a scendere gli ATO sono diventate quelle che sono? Perché sono strumenti che sono stati utilizzati in maniera impropria per quel fine per cui sono stati creati, quindi diventano fonte di clientela, fronte di corruzione e tutto. Quindi io dico provocatoriamente, e vi prego di cancellare dal video questo mio intervento, perché San Giuseppe è vicino e non vorrei fare la fine di andare al rogo, che al sud non siamo in grado di esercitare quel ruolo democratico che realmente ci compete, perché questa democrazia è sfalsata. Ora dico, io ti ringrazio Rocco, non ti lancio delle provocazioni che già tu diventi grosso, però con la parola noi non ci candidiamo, è troppo comoda, io condivido tutto. Gli altri li condividono. Gli altri, ma noi non ci candidiamo, perché caro Rocco, è bello dire le cose vanno male, c'è un momento in cui, già qualcun amico che abbiamo, non lo guardi in faccia, abbiamo condiviso, tu sai benissimo che certe volte bisogna assumersi anche delle responsabilità a prescindere dagli impegni, perché il paese te lo richiede. Quindi in questa situazione, dove tu sai benissimo che le sollecitazioni al riguardo sono tantissime, non ti puoi tirare indietro, ecco perché dico non ci candidiamo. Quindi ti preferiamo meno cittadino attivo meno e più cittadino politico, perché la buona politica è fatta quando i propri rappresentanti vengono liberamente sollecitati dalla base popolare e non perché tu vai a promettere posti di lavoro. No, ti rispondo subito. Allora, i cittadini attivi non si candidano, qualora un giorno io dovessi decidere di candidarmi, non farei parte più del gruppo cittadino. Te l'ho detto, ti preferiamo essere meno cittadino attivo e più un politico, perché ti riconosciamo questo ruolo da tutti i punti di vista. E quando sono, credo, facendomi interprete di tutte le forze politiche di Belmonte, credo che tu non ti possa sottrarre a questa responsabilità. Perché, vedi, io sono sfiduciato, caro Rocco, io è da 30 anni e non mi voglio più candidare, ma non perché la politica non è un'arte nobile, non mi voglio più candidare, perché io registro un mio fallimento politicamente, perché dopo 6 mesi che io mi sono battuto compiendo anche atti illegali, perché quando abbiamo occupato il comune, la sede del Consiglio Comunale, per sollecitare quello proprio della strada della SP, la quale abbiamo detto in tutte le salse
che è una strada insicura, dobbiamo ancora piangere i nostri morti per ora vederci riconoscere dalla provincia con i cartelli che ha messo, che noi avevamo ragione, perché se avete visto nella galleria sono stati messi i cartelli dell'acqua planning, e quindi che cosa vuol dire? Dopo 2 milioni e rotti di intervento che è stato fatto, noi andiamo ancora una strada che produce morti. Quindi, visto che io non ci sono riuscito, perché li abbiamo tentati tutti, con Giovanni Salerno, con Piero Di Liberto, con tutti gli amici, i quali abbiamo in tutte le salse sollevate, e mi dispiace che anche la stampa non se ne è occupata, cioè invece la stampa di gridare allo scandalo, perché queste cose le abbiamo detto per tempo e a tempo debito. Io noto che purtroppo io ho fallito, quando uno fallisce si deve tirare indietro e deve dare spazio agli altri che sono animati di buoni propositi. Grazie.